Abbiamo fatto i test, abbiamo capito a che livello siamo. Ora dobbiamo iniziare a mettere giù il nostro allenamento. Però, prima di mettere gli esercizi, le ripetizioni e quant'altro, è importante capire la programmazione. Cioè, noi dobbiamo allenare tante qualità insieme e dobbiamo capire come allenarle, come mixarle. Vi dico già, vi risparmio una pappardella di teoria, la cosa migliore, a mio parere, è utilizzare la pianificazione programmata coniugata in sequenza. Cosa significa? Significa che io alleno sempre tutte le qualità, forza, resistenza, esplosività, però in percentuali diverse. Esempio, avrò una fase dove magari alleno resistenza, forza, esplosività nella stessa identica quantità. Poi mi concentro di più la forza, di più sull'esplosività e meno sulla resistenza, poi vado a modificare, lavoro di più sull'esplosività e così via. Questo è un esempio, non è detto che vada fatto così. Però per capirsi, alleno sempre tutto in modo da non perdere quello che ho ottenuto con gli allenamenti precedenti, ma dedico diversa percentuale di tempo a ogni qualità, così però da migliorare la qualità che mi interessa a seconda di quanto sono lontano o vicino dai match.